Buongiorno amici, bentrovati sul canale. E oggi parliamo di come i Novax sono la feccia, sono il peggio. I Novax, i danneggiati da vaccino che vanno a lamentarsi su voci avverse, tutta sta gente, i no green pass. Avete perso, fate schifo. Allora, italiani, Novax, no green pass. Sti cazzi, dovete mettervi in testa una cosa. Voi dovete vaccinarvi e dovete farlo per proteggere il prossimo, e specialmente perché dovete credere nella scienza con l'H finale. E questo lo dico a fronte delle ultime notizie. Le ultime notizie sono che la Corte Costituzionale, come potevamo aspettarci, presenziata, se non erro, da questa signora con i capelli un po' bianchi, con questo sguardo, mi ricorda un po' la Lagarde, ecco, questa signora così. Ve l'ha messo in quel posto la Corte Costituzionale. Sapete che no? Il 30 novembre dovevano discutere sul fatto che l'obbligatorietà vaccinale sanitaria è incostituzionale, bla 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 bla. Indovinate cosa ha deciso la Corte Costituzionale merda italiana? No, il problema non c'è. È una pandemia e quindi era giusto imporre l'obbligo vaccinale, e nonostante che questi vaccini, i Novax, dicono che non funzionano, ma io sono convinto che funzionino benissimo. Sono veramente, ci hanno salvato dalla pandemia, ecco. Quindi la Corte Costituzionale ha difeso le scelte del governo, ha difeso tutto quello che i politici, incluso il nostro amabile e rispettabile presidente Mozzarella, che ha sempre difeso a spada tratta i vaccini, e la Corte Costituzionale ha fatto lo stesso. Quindi, cari miei Novax, l'obbligo vaccinale non è out of the window, out of the door. È una cosa che verrà reintrodotta, verrà mantenuta, verrà estesa. Io spero proprio che lo estendano a tutti, dai 6 mesi di età ai 99, e vi impediscano di lavorare e di vivere. Perché voi Novax, voi danneggiati che vi lamentate su YouTube, voi no Green Pass, dovete essere uccisi, distrutti. Quindi la Corte Costituzionale vi ha abbattuto. Vi ha abbattuto. Pa, 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 pa. Il video. Ho notato che c'è un documentario che si chiama Invisibile di Paolo Cassina. È stato tolto da YouTube. Ringrazio YouTube. Grazie YouTube per evitare che questi Novax spargano voci, si mettono a dire che i vaccini fanno male, fanno effetti collaterali. Non è vero. Tutti i farmaci fanno male. Smettetela di dire che i vaccini Covid fanno peggio della tachipirina o di qualsiasi, o di un'aspirina. Cioè, queste sono fake news. Quindi, censurato quel documentario. Corte Costituzionale ci fa vincere. Poi, qual era l'altra notizia che volevo darvi? Vediamo un po', vediamo un po'. Medici italiani che vengono reintegrati, quelli Novax, vengono discriminati al lavoro. In particolare leggevo che, se non erro, nell'ospedale di Lecce o in Puglia, da qualche parte, in certi ospedali hanno deciso proprio anche di farli vestire in maniera diversa dai medici che hanno seguito la scienza e si sono vaccinati, così potete capire se il vostro medico è Novax o Vax. Io gli metterei anche una bella stella di David, gli metterei un timbro in fronte, una roba tipo traditore della scienza, con l'H. Quindi anche quello è giusto, mi sembra giusto continuare a discriminare i medici Novax, perché non sono medici se non credono nel Vax, ok? E poi l'altra notizia che non mi veniva in mente, perché d'altronde, essendo talmente eccitato e euforico nel vedere che il movimento Novax, il movimento No Green Pass viene schiacciato sotto gli anfibi del governo Meloni e di quello che c'era Draghi prima, me l'ero per un attimo perso. L'altra notizia importante è che la Meloncina, la bellissima presidentessa che avete votato voi, io non l'ho votata. La Meloncina ha fatto una mossa che si chiama, non lo so, le tre carte. La Meloncina ha fatto così: ha tolto il reddito di cittadinanza dal 2024, recuperando circa 700 milioni di euro, e dall'altro ha investito 650 milioni di euro in vaccini anti-Covid per il 2023. Quindi facciamo 2 più 2, cari amici. Servono soldi per vaccini anti-Covid. Il 2023 ci saranno milioni di dosi da inoculare nei vostri corpi, e di conseguenza prepariamoci, perché secondo me
sarà necessario riportare il Green Pass o riportare un'emergenza pandemica che magari ci permetterà anche di reintrodurre un obbligo, perché mi sembra giusto obbligare la gente a inocularsi contro la loro volontà. Bisogna fare dei sacrifici per la comunità. Ricordatevi le bare di Bergamo, ricordatevi i 150.000 morti. Quindi, cari amici Novax, come vedete la narrativa, anche se vi ha dato qualche mese di relax in cui avete preso il volo, siete andati un po' in giro, avete fatto la vacanzina, eccetera. Certo, non siete andati negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti senza le iniezioni non si entra, perché gli Stati Uniti sono un paese serio e capiscono l'importanza dei vaccini e non permettono ai ratti, ai sorci come voi Novax di entrarci. E vi hanno dato 6 mesi, 7 mesi di respiro. Vi ricordate quando hanno tolto il Green Pass era a maggio? Adesso siamo a dicembre, 12 meno 5 fa 7. Però non rilassatevi troppo, perché tra poco si torna a martellare, perché altra cosa, altra parte del puzzle, al G20 del mese scorso, uno degli ultimi punti era che il Green Pass e i Covid Certificate, i Covid Pass, sono uno strumento ottimo, sono dimostrati un ottimo strumento per controllare la pandemia. E quindi sono stati legittimizzati e verranno reintrodotti al più presto quando ci sarà la necessità di impedire la prossima pandemia o ridurla o contenerla. Quindi il G20 è a favore del Green Pass, del Covid Pass e eventualmente di una Digital ID. La Meloncina ha trovato i soldi per comprare i vaccini anti-Covid per l'anno prossimo. La Ursula von der Leyen ha ordinato 5 miliardi di dosi per i cittadini europei. Sì, 5 miliardi. Da oggi al 2030. Se fate 2 dosi a testa per 7 anni, ci vogliono soldi per comprarle tutte. La Corte Costituzionale vi ha mandato a fare in culo. Che altro serve per farvi capire che vi dovete fare il vaccino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dosi? Niente. Quindi chiudo il video facendo una domanda. Una domanda. Secondo voi, quando rimetteranno il Green Pass? Perché io non mi sento molto sicuro degli ultimi tempi. Se veramente comincia a fare freddo, la gente colpi di tosse, c'è cioè l'influenza, non riesco a distinguere dal Covid. Quando è che lo rimettono? Lo rimettono prima di Natale? Oppure dopo Capodanno? Prima della Pasqua? O prima di Carnevale, quali sono le timelines? Perché secondo me non può passare ancora troppo tempo senza reintrodurre le misure sanitarie di controllo che ci hanno permesso di essere ancora vivi dopo 3 anni. Perché se non ci fosse stato il discorso, questo qua, quanti morti avremmo avuto? Le bare di Bergamo, avremmo avuto un'ecatombe, ragazzi. Infatti, mamma mia. Per fortuna che c'è stato il Green Pass. Quindi, domanda seria, secondo voi quando le rimettono le restrizioni? Secondo me gennaio. Gennaio potrebbe essere un buon momento per rimetterle. Certo, se Putin si calmasse un po', se lasciasse un po' sta guerra, come dire, sgonfiarsi un po', potremmo tornare a parlare di cose serie come la sanità. E niente, questo è il video di oggi. È sabato, ci vuole un video spicy, un video sulla sanità e sulla sicurezza. Quindi mi raccomando, siate ragionevoli, smettete di fare i Novax. Ciao!